novembre, mese dei marroni. Mangiateli, non scassateli. Continuiamo a scoprire i luoghi e gli eventi più interessanti dell'Alto Adige. Oggi ci troviamo nella zona di Merano e più precisamente nell'altopiano di Tesimo. Questa zona, oltre alle sue roccaforti e castelli, è molto conosciuta per la sua specialità, il famoso achenio dal pericarpo dalla consistenza cuoiosa. Ma che cavolo vuol dire sta roba? Ah, si parlava di castagne. Mi piacciono le castagne, andiamo alla festa. Ci incamminiamo verso il centro di Tesimo, che si trova a pochi chilometri da Merano, per andare a scoprire che cosa succede nel paese. Ma quanta bella gente! Ogni autunno da queste parti tutti attendono il grande evento dedicato a questo delizioso frutto. E la grande protagonista è naturalmente lei, la castagna. Mi sta venendo una fame, vado a comperarle anch'io. Le calde arroste sono deliziose, hanno solo una piccola controindicazione. Ma niente paura, fortunatamente esiste il Kastenriegel, un utensile tipico costruito usando legno di castagno e salice. Fu inventato dai contadini originari dei dintorni di Merano e viene utilizzato da secoli per sbucciare le calde arroste senza doversi sporcare le mani. Unite al mosto sono ancora più gustose, ma non esagerate, perché l'accoppiata potrebbe essere davvero esplosiva. Leggeri come farfalle ci accorgiamo che stanno arrivando gli ultimi invitati. Ora sono tutti presenti per assistere al grande evento. E questa marcia folcloristica ci prepara all'arrivo dei mezzi pesanti. Da non perdere è la sfilata dei carri e dei trattori d'epoca. 25 carri, riccamente decorati, scortati da potenti trattori del secolo scorso, sfilano per le strade del centro, fino a raggiungere la piazza principale. Partecipare a questo evento è davvero interessante. Accompagnati dal sorriso dei contadini, si possono riscoprire i mestieri e le usanze di un tempo. Ma guarda, c'è anche il fabbro! Beh, certo non poteva mancare lui, il famoso Kastenriegel. Insomma, come avrete capito, qui ce n'è veramente per tutti i gusti. L'allegria non manca, ma soprattutto, per tutte le vie del centro non manca mai il profumo di fieno e di castagne. Pensate che una volta questo frutto veniva utilizzato come moneta di scambio, altro che euro e aumenti dell'IVA. Mi fa il pieno, per favore? Quant'è, buon uomo? Quattro castagne, Ale. Quattro castagne, Ale. Quattro. Tenga pure il resto. Che bello sarebbe. Ma che cavolo servono gli euro? Torniamo alle castagne. Dopo aver fatto concrete riflessioni sulla nuova economia mondiale, continuiamo l'esplorazione di Tesimo e ci fiondiamo sulle prelibatezze locali. Certo, secondo voi potevo resistere ad un wurst con i crauti? Questo invece è un piatto chiamato Schwarzplantner Riebler, una specie di frittata spricciolata preparata con il grano saraceno. Tra le tante cose vi consiglio di assaggiare le frittelle di mele e naturalmente il cuor di castagna. Insomma, tutto ciò che è possibile produrre con questa specialità, qui nell'altopiano di Tesimo lo si trova. L'origine del castagno è molto incerta. Si pensa che provenga dai territori dell'Asia Minore e la sua diffusione in Europa iniziò con i Greci. Insomma, oggi abbiamo scoperto un sacco di nuove cose e se passate per l'Alto Adige, questo è un evento a cui non potete assolutamente mancare. Thank you.
esserci abbuffati di castagne, vi salutiamo qui da Teseo in Alto Adige, pronti per ripartire per nuove avventure.